oppure le micro storie delle nostre famiglie si sono smarrite, visto che a un certo punto nel giro di 50 anni, e 50 anni è uno sputo nel tempo lungo della storia, ci siamo persi nonni, ci siamo persi vecchi, no? Pensate, è accaduto qualcosa che è antropologicamente epocale e non ce ne siamo accorti. Nelle nostre case non ci sono più i vecchi, li abbiamo delocalizzati come degli esuberi, perché abbiamo detto che nell'economia domestica non c'era più spazio per loro e li abbiamo istituzionalizzati e magari parcheggiati negli ospedali, come se la vecchiaia fosse una malattia e non la necessaria condizione generazionale di cui tutti noi abbiamo bisogno, perché senza il racconto dei vecchi, senza la saggezza, l'esperienza, i valori, i saperi, le parole dei vecchi, noi siamo una società di una solitudine atroce e i bambini sono soli perché si sono smarriti i vecchi che li proteggevano e che gli raccontavano le storie belle del tempo loro. Ma questo che è accaduto nel microcosmo della famiglia è accaduto nella grande famiglia sociale. Ci siamo persi per strada. Noi, voglio dire, non possiamo pensare che vinte le elezioni, questo è il mio problema, è prendere i voti. No, compagni e compagni, amici, amiche, cittadini e cittadine, tutti voi. Il nostro problema non è prendere i voti e prendere i volti e occuparci delle storie delle persone, far vivere quei volti e quelle storie dentro un'idea di speranza collettiva, dentro l'idea che si può cambiare il mondo, che si può migliorare la condizione di vita delle persone. Abbiamo provato a fare di questi valori non soltanto una filosofia ma un'agenda di governo. Noi della precarietà ci siamo occupati ogni giorno. E se la destra che ha governato per 10 anni in Puglia è stata una fabbrica di precarietà e una fabbrica di solitudine, noi abbiamo provato a essere una fabbrica di stabilizzazione e di diritto al lavoro. Abbiamo preso lavoratori in condizioni estenuanti di fatica e di smarrimento, i lavoratori della forestazione. In una Puglia con pochi boschi, tutti mangiati dal fuoco, ci consentivamo il lusso di far lavorare gli operai della forestazione 15 giorni all'anno. E lo chiamavamo lavoro. Era una specie di elemosina volgare. E non soltanto era un'elemosina per quei lavoratori, era un danno per i boschi. Perché i boschi non vanno protetti soltanto quando c'è il calore e il rischio delle fiamme. Vanno protetti tutto l'anno, ripulendo il sottobosco, curando le piante. Voi le curate le piante nei vostri giardini, sulle vostre terrazze, sui vostri balconi, e i boschi hanno bisogno di amore, di cura, di tutela. Quegli operai, come gli operai irrigui, un lavoretto, un frammento di lavoro, brandelli di lavoro, umiliati, feriti. La destra li teneva così, li aveva assunti quasi tutti clientelarmente e li teneva precari perché tenere la gente in una condizione di precarietà significa avere un esercito di costruttori del consenso elettorale. Tu fai, schiocchi le dita, arrivano quelli che sono affamati della speranza di averne un po' di più e tu gli dici, beh, se questa volta vado meglio, forse andrà meglio anche per voi. Il condizionamento del corpo elettorale con il ricatto e con la paura. Oggi in Puglia gli operai della forestazione e gli operai irrigui sono stati tutti stabilizzati, sono uomini liberi, non sono schiavi di nessuno, non hanno incombenze elettorali, non devono per forza votare Nichi Vendola, non devono essere nella mia fabbrica, non devono organizzarsi in comitati, sono liberi di votare, perché per me la cosa fondamentale è che ognuno di noi guadagni dignità e libertà. Perché questo è il motivo per cui io voglio vincere, perché vinca la dignità e la libertà di tutti e di tutte. Questo è quello che mi muove. E abbiamo trovato in un altro lavoro delicatissimo tanta precarietà, nella sanità. Abbiamo trovato persino i medici e gli infermieri sulle ambulanze in condizioni di precarietà. Li abbiamo interrogati. Era incredibile sentire certe storie in diverse province della Puglia. Era un po' vergognoso sentire che lavoravano in cooperative, perché le cooperative dovrebbero essere una cosa bella, no? Cooperare, il verbo più bello che esista, cooperare, la cooperazione, le cooperative. E qui le cooperative erano in alcuni casi organizzazioni a delinquere di stampo mafioso.
in cui grossi boss e pregiudicati governavano i propri lavoratori dandogli una busta paga, ma su cui c'era scritto uno stipendio, ma dandogli in tasca la metà di quello che stava scritto nella busta paga e facendogli lavorare il doppio di quello che dovrebbero lavorare, senza diritti, senza tutele e anche con la paura. Non potevano ribellarsi perché il capo loro era un boss pesante. Sapete che c'è? C'è che quei lavoratori prendevano poco reddito e alla regione costavano moltissimo. C'era uno spreco economico e c'era uno spreco di vita. Noi li abbiamo stabilizzati e sapete che succede? Che quei lavoratori hanno guadagnato reddito e dignità e la regione ha risparmiato. Vuoi vedere che quel diritto si risparmia? Paghiamo di meno perché abbiamo smesso di dare soldi all'intermediazione di chi non fa nulla se non accumulare profitto sul sangue e sulla pelle degli altri. Si può cambiare allora, si può cambiare. Precarietà è sempre una schifezza. Ma la precarietà di alcuni lavori non è solo una schifezza, è un crimine sociale. Se tu ti occupi di curare il territorio, di curare gli ammalati, di curare i bambini durante l'educazione, la precarietà deve essere proprio aborrita e considerata un delitto sociale. La ministra Gelmini credevo che la pensasse come me, perché non gli piace la precarietà. Mi sono sbagliato. Alla ministra Gelmini non piacciono i precari. Tanto è vero che ha pensato di espellerli dalla scuola. Diciamo, il problema della precarietà l'ha risolto in una maniera un po' semplice, buttando fuori dalla scuola i lavoratori precari, che hanno rappresentato un architrave del funzionamento della scuola. Io vi devo confessare che a un certo punto ho capito che la Gelmini era come la maga Circe, era ammaliante, perché una sera mi è capitato di assistere a una trasmissione televisiva in famiglia e ho visto le mie zie molto anziane che mentre la Gelmini parlava facevano gli occhi dolci e languidi. Allora mi sono preoccupato un po' e ho cercato di capire. La Gelmini parlava del grembiulino, del voto in condotta, del maestro unico. E ho capito a volo perché le mie zie si stavano quasi commuovendo. Perché la Gelmini, per coprire la porcheria di tagli indiscriminati alla scuola pubblica, mentre poi aumentano i finanziamenti alle scuole private, per coprire questa porcheria ha tirato fuori questo piccolo mondo antico, no? Le mie zie, mentre sentivano la Gelmini, secondo me pensavano a quando avevamo il braciere per riscaldarci e usavamo le scorze d'arancia per profumare la carbonella, no? Non esistevano i termosifoni e ci volevamo tutti bene, le famiglie si riunivano tutte insieme, c'erano i nonni, tutti quanti, e c'era, non si litigava, eravamo. E allora io ho detto, no, zie, no, la Gelmini non è il piccolo mondo antico. Il maestro unico significa che nelle scuole elementari avremo classi sovraffollate e la perdita della principale virtù della nostra scuola elementare, il motivo per cui è stata la più efficiente e la più bella scuola elementare del mondo, perché ogni bambino era un progetto educativo a sé e il maestro e la maestra prendeva per mano ogni singolo bambino e si occupava di accompagnarlo nel processo educativo. E se un bambino era di un territorio a rischio, di una famiglia a rischio, particolarmente agitato, particolarmente indocile, doveva avere un supplemento di attenzione, perché non esisteva il fallimento del bambino, esisteva il fallimento del progetto educativo della scuola e della società, e allora dovevi correre a recuperare quel bambino. E se quel bambino non seguiva più l'obbligo scolastico e si disperdeva fuori dalla scuola, tu dovevi uscire dalla scuola e dovevi andare ad acciuffarlo, perché un bambino è tutto il valore che abbiamo nella nostra società e ogni bambino è il mondo intero.